quale frequenza televisiva? Perché non l'avete fatta? Non l'abbiamo fatta perché c'è stata una scelta diversa. C'è stata no, una scelta lei, diversa. Perché la condizione per me fare dimettere Berlusconi e accettare che mi dava la fiducia. Ma scusi. È un'accusa politica. Scusi. È un'accusa politica molto grave. Scusi, la maggioranza che sorregge questo governo è fatto dal PDL, dal PD e dall'Unione. Ma senza PDL non e dal parte. Centro e da Casini e ma senza da... PDL non va nessuna parte. E quindi ci vuole un elemento di mediazione, immagino. Ma la mediazione sulla frequenza televisiva. Ma ci vuole ma nel senso di riflettere. Ma io capisco che tutti abbiamo molte cose da chiedere, però dobbiamo seguire un ordine. Stiamo se volevo rispondere. Allora, Polillo dice: "Primo, una maggioranza politica c'è." Quindi se ci sono delle scelte da fare ci sono dei vincoli, come in tutte le maggioranze ci sono dei vincoli. Non mette in terra la frequenza televisiva, questa è corruzione parlamentare. Lasci parlare no, però. Dai. Perché fa come no? Ma dai, su. Ma come no? Ma io ti do la fiducia in cambio tu mi lasci una televisione. Ma chi lo dice? Ma che cos'è questo? Ma non ha detto nessuno. Non lo metti in gara e lo prende media. Ma non l'ha detto nessuno, a parte. Ci sono dei vincoli. Madonna, io chiamerei il magistrato. Adesso parlerò. Allora, ci sono dei vincoli politici, perché la politica la puoi far finta di mandare via, ma sempre rientra. Secondo, ci sono delle situazioni. A Roma si dice, io non la vorrei buttare in cacciara sta cosa. Ogni volta con la scusa di non buttare in cacciara, buttare in cacciara. Ogni volta che si contesta qualcosa, dice no, questo è cacciara, questo è populismo. No, chiamatela come vi pare, ma perché non fare la gara?